Noi bassisti tendiamo a fare sempre riferimento alle diteggiature delle scale, ma questo nel momento in cui dobbiamo improvvisare dei fil di collegamento tra un accordo e l'altro, spesso ci espone al rischio di suonare delle note che siano fuori armonia. Ecco un esercizio per memorizzare le note del manico a prescindere dalle diteggiature. Prova a suonare diverse scale su una corda sola, senza però cambiare posizione, prima di aver esaurito tutte le dita a disposizione della mano sinistra. Facciamo degli esempi in tonalità diverse. Partiamo da Do maggiore, partendo però dalla nota più bassa che abbiamo a disposizione sulla singola corda, anche se non è la fondamentale. Adesso ripetiamo la stessa cosa in una tonalità lontana, per esempio Re bemolle maggiore. Ovviamente non abbiamo più a disposizione la corda vuota perché il Sol non fa parte della tonalità. Ripetiamo la stessa cosa in un'altra tonalità ancora, come ad esempio Re maggiore. Praticando questo esercizio nelle varie tonalità e cantando i suoni che vai a suonare, riuscirai a liberarti dal vincolo delle diteggiature e di conoscere molto meglio il manico dello strumento. Sono Fabio Longo e insegno basso elettrico qui alla NAM di Milano.